Terza ed ultima parte della miniserie Radioattività negli orologi vintage. Buona visione. Guardate. L'ago si muove impercettibilmente. Per vederlo muovere un po' di più bisogna prendere la scatoletta. Apri pure, Gianni. In questo momento le particelle alfa stanno facendo festa. E l'ago piano piano sale. Avvicinano pure più due per più. Ma il discorso è importante qual è? Un orologio normalmente ha un vetro. Sì. E no, è per far vedere la differenza con o senza... Ma il discorso è quello appunto che le particelle alfa sono quelle più facilmente schermabili da tutti, certo, i materiali. Addirittura l'aria riesce a fermarle all'interno di alcuni decimetri. Certo. Poi invece qua abbiamo un quadrante trattato al trizio. Questo qui è vecchissimo, ragazzi. L'ho trovato in mezzo ai rottami. Questo qui, allora, il trizio decade dopo? Allora, il trizio è stata l'alternativa che è stata trovata per poter evitare di utilizzare il radio, ma soprattutto perché non c'era più nessuno disposto a lavorare nelle fabbriche di quadranti e di indici utilizzando il radio, perché chiaramente erano loro a essere sottoposti a continue radiazioni, irraggiamenti e con problemi di salute assolutamente evidenti. Il trizio è una variante, si chiama isotopo, dell'idrogeno reso radioattivo in maniera o separato da quello naturale, che contiene trizio in quantità assolutamente trascurabili, ma li contiene. Il trizio si può utilizzare come sostanza in grado di fornire energia tradotta poi dallo scintillatore in luce. Il trizio ha qualche leggero vantaggio rispetto al radio. Uno, è molto meno radioattivo. Produce pochissime, anzi non produce radiazioni alfa, quindi le radiazioni ionizzanti sono assolutamente piccole come energia, e di conseguenza poco trizio potrebbe prendere il posto e far rendere luminoso il quadrante utilizzando opportune sostanze di scintillazione. Trizio però è un gas, quindi non posso usare una vernice che contenga del gas perché lo perderei subito. Ah, tra parentesi, il fatto che sia un gas è un vantaggio, perché nel caso di dispersione nell'ambiente, essendo molto leggero, viene subito diluito e perso in aria. Quindi sommiamo una bassissima radioattività rispetto al radio, una facilità di dispersione nell'ambiente senza che questo si fissi nel metabolismo degli organismi viventi, non tanto quanto il radio che prende il posto del calcio, per capirci. Terzo, dopo 12 anni e mezzo l'attività si riduce alla metà. A zero non arriverà mai, perché dopo i 12 anni diventa la metà della metà e così via. E facendo diviso 2 non si arriva mai a zero. Ma non è quella la parte importante. La parte importante è che il periodo di durata è stato tale che è stato abbandonato per questo, per un certo periodo di tempo, a favore di sostanze totalmente non radioattive come la luminova, la superluminova, sì, la cromalite della... l'alluminato di stronzio. E che è sempre una sostanza capace di produrre luce nel momento in cui riceve una forma di energia. Viene caricata, sì. Sì. E viene caricata questa dalla luce stessa, per cui l'esposizione alla luce carica. Sì. La fosforescenza permette una durata di emissione di luce abbastanza lunga da essere accettabile. Se noi abbiniamo il trizio a una sostanza molto efficace come luminescenza, avremo le parti luminose, i trizi luminosi di ultima generazione. Sì, infatti vi invito ad andare a guardare su eBay, su Amazon, e cercare trizio. Vedrete che adesso vendono delle ampolline con le quali si possono creare ciondoli, monili. Adesso sta tornando di moda portare le fialette di trizio. Sono delle ampolline, sono delle fialette dove c'è dentro questo gas di trizio con la materia scintillante. E, si caricano, loro già dicono che
funzionerà per 12 anni e mezzo, dopodiché lo prendete e lo buttate via. Non è vero, perché cederà molto la luminescenza, ma non, sì, non tanto da poter essere più un gioco divertente. Ma il discorso è fondamentale. No, la mia domanda è quella, ma quelli che comprano i diver di oggi, che sui quadranti abbiamo proprio delle ampolline di vetro, sono, oddio, com'è che le chiamavano? Mi sfugge il nome. Fiale di trizio. Fiale, non mi viene in mente il nome. Sugli indici hanno queste fiale di trizio. Cioè, dopo 12 anni... Dopo 12 anni sono brillanti la metà, ma un po' di più in realtà. Perché? Sì. L'ampollina è fatta in questo modo. Contiene del gas incolore, il trizio. Sì. Le pareti sono sporche di sostanze, una volta era il fosforo. Sì. Attualmente sono sostanze diverse, molto efficienti, quando ricevono l'energia da trizio, cioè per tutto il tempo, emettono luce. Il trizio, a differenza del radio, non deteriora la sostanza luminescente. Il radio è talmente energetico che scarica la luminescenza, cioè i quadranti vecchi, di vecchi orologi trattati al radio, anche se non brillano più, contengono il radio e non brillano più perché è l'altra sostanza che viene a mancare, certo, cioè quella che traduce l'energia in luce. Invece in questo caso avremo un'efficienza molto alta delle nuove sostanze luminescenti e il trizio che ha i vantaggi, ripeto, di essere utilizzato intanto in maniera molto sicura, perché in caso di incidente si disperde, sì, viene diluito, e la quantità è minima comunque, i periodi di dimezzamento sono molto bassi, per cui stanno ripensando. Si è rivalutato l'uso del trizio nell'orologeria, anzi è anche nella bigiotteria a questo punto, oserei dire. Quelli sono gli usi che esulano un po' dal nostro campo di interesse. Sì, quello sì. Che volevo dire era questo: se vi capita un orologio con scritto T, dove sulla parte bassa in genere verso il 6, sì, T Swiss, attenzione perché è sempre abbinata alla parola Swiss, Twisys, oppure Twi Swiss T, oppure T Swiss minore di 25 o T minore di 25, si tratta semplicemente di orologi al trizio, e quel 25 è stato il limite stabilito dalla Commissione Europea per poterne permettere la commercializzazione, perché è ritenuto al di sotto di qualunque effetto dannoso stesso. Guardavo se c'era il T. Io qui ce l'ho un T. Ah, tu ce l'hai sul tuo? Sì, assolutamente, su un orologio. Allora, fino agli anni 50, mi sembra 40, sicuramente è stato utilizzato il radio. Da 40 al 90, non so quanto si possa ingrandire, da 40 al 90, 1990 intendo, è stato utilizzato il trizio, poi è passato di moda. La ditta che produce le fiale e le microfiale di trizio è solo una, quindi rifornisce tutti i produttori di tutto il mondo, almeno fino a qualche tempo fa era solo una, aveva la tecnologia, viene definito al laser attualmente, per cui si parla proprio di particelle molto ma molto sottili. Adesso per curiosità vi faccio vedere un quadrante degli anni 70 trattato al trizio. Lo porto vicino al contatore Geiger, però questo qui stavolta devo proprio andare fino contro la sonda, perché se no non lo vede, perché sono passati talmente tanti anni che ha perso, vedete, siamo ben al di sotto della soglia di pericolo, per cui anche se vi capita un orologio al trizio comprateli tranquillamente. Non solo, ma se dovesse avere anche il vetro di protezione, il vetro davanti, non proprio, ecco, guardate, già solo con un vetro davanti, questo qui è un vetro in plexiglass. La possibilità di assorbire radiazioni è in realtà di due tipi: la contaminazione e l'irraggiamento. L'irraggiamento è quando si ricevono delle radiazioni vere e proprie, la contaminazione è quando il materiale che produce energia o radiazioni viene assorbito. Per cui, se avete notato, si poteva toccare tranquillamente il quadrante del trizio con le mani, si tratta di fialette, quando si rompono non funzionano, ma non c'è più neanche il trizio dentro. Sarebbe opportuno non toccare i quadranti a radio con le dita e poi usarle per spalmarsele addosso. Certo.
Quindi a un minimo di conoscenza comporta anche degli atteggiamenti, dei comportamenti adeguati. E questo era l'obiettivo primario del mio interesse in questa seduta. Sì. Che sia chiaro, il radio non è un pericolo, il radio può diventare qualcosa di utilizzato talmente male da non fare del bene, tutto lì. Difficilmente si avranno dei casi dannosi per la salute con la quantità presente sulle lancette, ma se evitiamo anche quello di ingerirlo, di darlo in Certo. giro o di disperderlo nell'ambiente, stiamo più tranquilli sicuramente. Certo. Una buona serata a tutti. Siamo arrivati alla fine di questa miniserie sulla radioattività negli orologi vintage. In conclusione, cosa possiamo dire? Possiamo dire questo, che dovessimo portare al polso un orologio con questo quantitativo di radio sul quadrante, probabilmente potrebbe darci dei problemi col tempo, perché qui l'irradiazione è molto alta. Se invece dovessimo portare un orologio normale, un carica manuale, con delle lancette trattate al radio come queste, l'irradiazione, tra il fatto che è schermata dal vetro dell'orologio, che può essere in vetro, può essere in plessiglass, non importa, e dalla cassa, dai test che abbiamo compiuto, l'irraggiamento rimane nei limiti consentiti per legge. Su questo qui no. C'è però da dire che se doveste trovarlo a mercatino, lo potete tranquillamente comprare. Basta non portarlo a polso. L'irraggiamento di un quantitativo del genere, già a 50 centimetri, non viene più letto dal contatore Geiger. Il contatore Geiger rileva solo dalle prove che ho fatto, rileva solo la radiazione di fondo. Questo non lo vede, gli devo proprio andare contro sul vetro. Per cui che cosa vuol dire? Che se io lo porto addosso sono soggetto a un irraggiamento, altrimenti no. Qui addirittura anche col contatore Geiger contro, cioè dentro la scatolina, chiuso, per cui abbiamo replicato le condizioni della cassa di un orologio. Qui anche col contatore Geiger contro rimaniamo entro i parametri consentiti per legge. Bene, spero che di aver fatto un po' di chiarezza sul radio negli orologi da polso, e se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace ed iscrivetevi al mio canale. Ciao, al prossimo video.